via libera del Consiglio Comunale di Albino al programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 e dal bilancio di previsione 2010. L'Assemblea Consiliare ha infatti ieri sera approvato a maggioranza i due provvedimenti che hanno avuto il voto favorevole del gruppo di maggioranza per Albino, Progetto Civico e Valle del Luglio, l'astensione della Lega Nord e del Popolo della Libertà ed il voto critico e contrario del gruppo Rizzi Sindaco degli Albinesi. Proprio dall'ex sindaco Rizzi è partito il pesante rilievo nei confronti dell'amministrazione comunale sul programma delle opere pubbliche, programma che a suo dire ha subito una serie di modifiche, partendo dalla prima adozione della Giunta dello scorso settembre all'approvazione definitiva del 21 dicembre, per finire stasera in Consiglio ulteriormente modificata senza ulteriori chiarimenti e precisazioni. Rizzi nel suo intervento ha rivendicato la bontà e validità di quanto messo in cantiere dalla passata amministrazione ed ha invitato la Giunta ad indicare chiaramente i motivi che hanno portato a privilegiare l'intervento relativo alla nuova scuola di Comenduno, accantonando di fatto il polo scolastico previsto. Davide Zanga e Mario Cugini, a nome del Popolo della Libertà e della Lega Nord, hanno evidenziato l'aspetto politico dei due provvedimenti, sottolineando come non si possa essere contrari al discorso delle opere pubbliche, ma si può viceversa essere contrari sulle modalità con cifre, per quanto ad esempio riguarda la scuola di Comenduno, buttate lì un po' a caso. Articolato l'intervento dell'assessore al bilancio Roberto Benintendi, che ha sottolineato le difficoltà finanziarie, alla luce anche del patto di stabilità, in cui la Giunta si è trovata nella predisposizione del bilancio di previsione, che è stato impostato comunque con criteri di trasparenza, chiarezza e comunicazione. Il capogruppo di maggioranza Papetti Laura ha avallato la validità dei due importanti atti amministrativi alla luce anche dei pareri espressi dal responsabile d'area e da revisione dei conti, nonché dalle precisazioni del segretario comunale. Da Albino, linea allo studio.